Cari fratelli e care sorelle, buonasera. Come saprete, si è sollevato un gran clamore quando si è scoperto che il Santo Padre, in una riunione privata con i vescovi, ha affermato che c'è già troppa frottaggine nei seminari. Sono quindi stato incaricato dalla Santa Sede per tutte quelle comunicazioni sui socials verso i giovani, i internet, i computers, l'intelligenza artificiale, quelle robe lì, insomma. Da oggi ho quindi assunto ufficialmente il nome di Fratello Gross, o per voi giovani a casa, bro. Yeah. Il mio compito è quello di chiarire una volta per tutte la posizione della Chiesa sull'argomento, che vado quindi a leggere. Ci fanno schifo i frog. Poiché lo scopo della Chiesa non è quello di emarginare e discriminare i gay, ma solo di evitare che si iscrivano ai nostri seminari per poi diventare prelati e influenzare le deboli menti dei nostri pargoli, ho ricevuto questo splendido vademecum che ora vi leggo, redatto dai nostri esperti, che vi aiuterà a identificare un gay in seminario e nel qual caso segnalarlo alle nostre autorità che si occuperanno della sua esplosione. Scusate. Espulsione sarà un refuso. Primo indizio: se a contatto con l'acqua santa prende fuoco, è gay o un vampiro, ma in entrambi i casi non va bene. Quindi per precauzione dovrete piantargli un paletto nel petto. Se evapora, è un vampiro. Se si dimena sanguinante sul pavimento, è un gay. Ira. Qualora gli chiedeste consulenza su come ridipingere casa e dovesse rispondervi con colori come greige, tortora, ottanio o paracia, è gay. Se durante una preghiera dovesse soffermarsi per troppo tempo a baciare i piedi di una statua di Gesù Cristo, se non anche finire con leccarli avidamente, è gay. Se facendo correre un bambino nudo davanti a lui vi si fionderà con cupidigia, potrebbe essere gay. Per sicurezza, ripetete l'esperimento con un parroco esperto e qualora anch'egli dovesse appropinquarvisi con la bava alla bocca, non era gay, era il bambino che era troppo provocante. Se porgendogli un aspersorio, che è il rovino per spargere l'acqua santa, lo luciderà in questo modo, è gay. Qualora facendogli ascoltare l'ultimo successo di Taylor Swift dovesse cominciare a battere il piede a ritmo con la musica, è gay. Se steste camminando per strada e al vostro tentativo di approcciare una passante apostrofandola con "Avantastica!" lui dovesse girarsi con convinzione nei vostri confronti, è gay. Se al momento della Santa Comunione per ricevere l'ostia si inginocchierà ai vostri piedi e tirando fuori la lingua farà "Ah!" probabilmente è gay. Qualora dopo una partita preti contro frati nello spogliatoio dovesse presentare un pene completamente eretto, turgido e pulsante, è normale, succede spesso anche a me, è risaputo che i gay non giocano a calcio. Se per caso doveste notare anche solo uno di questi indizi, vi preghiamo di scrivere al nostro indirizzo email dedicato. occhioalfinocchio@libero.it, il nostro incaricato, si occuperà personalmente di verificare l'accaduto con tutti i mezzi a sua disposizione. Sì, siamo ancora l'unica mail ancora attiva su Libero. Siamo tradizionalisti. Io vi ringrazio per l'attenzione, per questa battaglia che è molto importante per la nostra Chiesa. Se siete con me, vi invito ad iscrivervi al nostro canale per non perdervi le prossime notizie, i prossimi video. Io vi saluto e vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Buona serata.